Buongiorno a tutti, siamo in collegamento con Enrico Bottero. Perché parliamo con lui? Perché oggi, 20 gennaio, Francesco De Bartolomeis, decano dei pedagogisti italiani, compie 105 anni. De Bartolomeis è nato in provincia di Salerno, appunto 105 anni fa, è stato docente di pedagogia all'Università di Torino dal 1956 al 1988. Grazie alla sua vastissima conoscenza della storia della pedagogia, negli anni 50, negli anni 60 lavorò molto per far conoscere in Italia i più importanti studiosi europei nordamericani, facendoli pubblicare dagli editori con cui collaborava in quel periodo, cioè Löscher e Nuova Italia. Ecco, Enrico, parlaci un attimo di questo. Tu conosci il suo lavoro, conosci il suo pensiero, e quindi ci puoi raccontare qualcosa a questo proposito. Dunque, è difficile parlare di De Bartolomeis in così poco tempo, vista la sua vasta e enciclopedico, posso dire, impegno su vari fronti. Dico solo una cosa, visto che abbiamo poco tempo. Negli anni 50, la caratteristica specifica di Bartolomeis è l'introduzione del concetto di pedagogia come scienza, cioè la presa di distanza definitiva dalla pedagogia idealistica e l'introduzione del concetto di pedagogia come scienza. Che cosa intende De Bartolomeis come pedagogia come scienza? Intende un atteggiamento, un comportamento del pedagogista, dell'educatore, dell'insegnante di rigore metodologico, di un rigore metodologico che realizza in tutti i campi, non solo nel campo della ricerca scientifica propriamente detta, ma anche in quella del fare operativo, anche nelle attività pratiche, nelle attività produttive. Di qui l'interesse profondo anche al mondo produttivo, al mondo del fare, alla ricerca intesa come atteggiamento metodologico rigoroso. Ecco, questo è un po' il leitmotiv che lo ha accompagnato sia dall'inizio della sua attività, sia negli anni successivi, quindi negli anni 60 e poi negli anni 70. Senti Enrico, a proposito di questa sua attenzione al mondo produttivo, possiamo dire che in un certo senso lui è stato un po' anche, non so se si può dire, il fondatore o comunque l'ideatore della pedagogia del lavoro. Sì, certamente della pedagogia del lavoro perché secondo De Bartolomeis il mondo materiale, la cultura materiale è cultura e quindi anche il mondo del lavoro, anche il fare produttivo rappresenta un mondo importante della cultura. Di qui l'idea, per esempio, che l'educazione non è solo la scuola. Lui, in un'intervista che gli avevo fatto alcuni anni fa, questo me lo aveva confermato, ecco, il mondo dell'educazione è un mondo allargato, non è solo il mondo della scuola. Ma ci tenevo a dire anche un'altra cosa. Qual è, visto che parliamo soprattutto ad insegnanti, qual è la conseguenza di tutto questo sul piano dell'educazione a scuola? È la centralità del metodo della ricerca. Cioè, sostanzialmente per De Bartolomeis l'insegnante deve essere un ricercatore, deve essere capace di fare ricerca, perché attraverso il fare ricerca si può sviluppare quelle capacità critiche e creative che sono necessarie alla generazione di domani. Quindi l'insegnante, anche nel suo momento formativo, pensiamo nella formazione iniziale in università, più che imparare dei contenuti, delle nozioni, deve imparare a fare ricerca. Senti, non a caso negli anni 70 lui pubblicò un libro che ebbe una risonanza straordinaria, La ricerca come antipedagogia. È uno dei suoi testi, forse sicuramente il più noto, ma anche probabilmente uno dei più importanti, o no?
Sì, proprio in questo testo in cui quel concetto della ricerca di cui ti dicevo viene ampiamente documentato come atteggiamento critico e produttivo e che ha come conseguenza poi una formazione degli insegnanti nella direzione della ricerca. Ecco, lui questo metodo della ricerca ritiene che debba essere applicato anche alla formazione degli insegnanti e su questo ci sono cose interessanti che lui ha fatto, raccontacele. Beh, lui nel sistema dei laboratori, il libro successivo, dice per insegnare qualcosa bisogna averne fatto esperienza. Quindi se l'insegnante, piuttosto che insegnare dei contenuti, delle nozioni, no? Quello che altri chiamano il sapere proposizionale, quello dei libri di testo, deve invece far apprendere un metodo, quel metodo deve conoscerlo. Deve saperlo praticare se vuole che lo pratichino i suoi ragazzi, vuole che lo pratichino i suoi ragazzi. Di qui la necessità di iniziare dalla formazione iniziale degli insegnanti con laboratori di ricerca, in cui gli insegnanti, piuttosto che imparare dei contenuti, imparano a fare ricerca. E di qui l'esperienza dei laboratori di Via Maria Vittoria a Torino negli anni 70. Un'esperienza di cui lui parla sempre, di cui è molto orgoglioso, che ha dato poi adito a questo libro successivo, Il sistema dei laboratori, pubblicato, mi pare, nel 78, se non vado errato, da Feltrinelli, dopo la ricerca come antipedagogia. Senti, diciamo però che dobbiamo ricordare una cosa molto importante. Soprattutto negli ultimi 2 decenni, Francesco De Bartolomeis ci ha tenuto molto a dire: ma guardate, non parlate di me come pedagogista, vorrei che di me si parlasse come critico d'arte. E perché questa strana, questa curiosa affermazione di De Bartolomeis? Non è affatto strana, non è affatto strana perché proprio quella visione, diciamo, critica e creativa, del mondo produttivo, del fare, della ricerca, del metodo, si collega all'esperienza dell'arte, che è appunto un'esperienza produttiva, un'esperienza produttiva critica. C'è perciò un fil rouge che unisce, secondo me, la sua esperienza pedagogica, quella della centralità del metodo della ricerca, l'attenzione al fare produttivo, che però è finalizzato anche a conoscenze, ovviamente, di tipo, concettuale, oggi diremmo anche a competenze, eh? Pensa quanto è importante parlare di competenze quando si pensa alla centralità del fare produttivo. Ecco, il mondo dell'arte rientra in questo, perché non c'è una separazione netta tra il fare produttivo e il fare creativo. Questo è legato naturalmente anche all'idea di liberazione dell'uomo dall'oppressione, per cui chi lavora nel mondo produttivo non deve essere un mero esecutore, mentre l'artista sta nell'empireo. In entrambi, in quanto esseri umani, hanno diritto a un lavoro creativo e produttivo che possa essere emancipatorio della loro esistenza. Diciamo che tutto questo ha a che fare quindi anche un po' con il tentativo di fare una ricomposizione fra lavoro intellettuale e lavoro manuale. Esattamente, esattamente, esattamente. Il suo, diciamo così, portare Dewey e portare questa idea pragmatista, se vuoi, no? Locke, anche a cui lui era molto affezionato, nella cultura italiana che ha questa spada di Damocle idealistica di cui non ci liberiamo, vuol dire proprio questo: superare la separazione drastica tra lavoro teorico e attività pratica, che purtroppo è un problema che ci portiamo dietro della nostra cultura italiana da molto tempo. Io concluderei con un'altra annotazione ancora, cioè non dimentichiamo anche il suo importante impegno politico. Lui negli anni 70 era stato anche consigliere comunale alla città di Torino e
Di recente lui è intervenuto anche nel dibattito politico relativo perlomeno al mondo della scuola e della cultura, ha rilasciato proprio 2 mesi fa una interessante e peraltro anche divertente intervista al quotidiano Domani, in cui lui definisce il ministro dell'istruzione attuale una vera e propria disgrazia. Quindi ancora a 104 anni, quasi 105, appunto, lui ha ancora la voglia di intervenire nel dibattito politico. Quindi questo è molto importante, molto interessante. Beh, certo, la non separazione tra attività teorica e attività pratica vuol dire anche non separazione tra teoria, tra pedagogia e politica. Che è una cosa molto importante e che ci stiamo dimenticando negli ultimi decenni, quando la scientificità della pedagogia si ritira nell'empireo e dimentica che ci sono delle finalità politiche in ogni attività pedagogica, vuol dire che mala tempora currunt. Bene, grazie ad Enrico Bottero per questa bella chiacchierata, abbiamo saputo qualcosa di più di Francesco De Bartolomeis, che lo ricordiamo oggi 20 gennaio compie 105 anni, e noi ovviamente gli cogliamo anche l'occasione per augurargli ancora molta vita davanti, perché magari potrà ancora allietarci con qualche altra intervista, non lo so, vediamo. Auguri a Francesco. Grazie, grazie a tutti.